Ciao ragazzi e benvenuti nel 19° episodio sui tutorial dei bot di Telegram. Oggi vediamo in sostanza come blacklistare qualcuno da un gruppo che sia presente o che non sia presente in un modo veramente, ma veramente da antagonista. Allora, prima di tutto dovete salvarvi l'ID del gruppo. Ricordatevi che il gruppo deve essere un supergruppo e il bot deve essere amministratore nel vostro supergruppo. Ricordatevi con i giusti permessi. Che cosa farà questo bot? Praticamente, quando voi admin, in questo caso io, inserirò l'ID di un qualcuno all'interno del bot, allora a quel punto quel qualcuno verrà blacklistato, quindi ogni volta che entrerà verrà bannato e sbannato, quindi potrà rientrare ma verrà immediatamente ribannato ancora. Come funziona? Ovviamente il collegamento al file e creiamo le posizioni, ecco, le posizioni blacklisted e registered. Blacklisted ovviamente è se blacklistato, ovvero bannato oppure no. Quindi se l'utente blacklistato prima di tutto lo banna dal canale, poi lo unbanna, quindi può rientrare quando vuole. Group è l'ID del gruppo e ID è l'ID della persona, diciamo. Send message, group, l'utente ha cercato di entrare, questo lo invierà nel gruppo. Lo invierà nel gruppo ogni volta che l'utente cercherà di entrare. Poi ovviamente uscirà con un fclose per rimuovere lo stream. A questo punto, se il chat ID è quello dell'admin, quindi se ha scritto l'admin, il text è un ban, questo lo vediamo dopo. Prima di tutto vediamo se il testo non è un ban, però chat ID è uguale ad admin. Che cosa succede? Mod uguale users ID mod. Ma dov'è sto mod? Come lo creiamo? Bene, che lo sappiate o che non lo sappiate, un secondo, dovete praticamente andare nel file utenti, ovvero nel database, cercare il vostro ID e cambiare blacklisted in mod e la stringa da true a start o quello che volete voi. Ricordatevi che non sono obbligatorie, sono cose che si possono modificare e cose che voi potete personalizzare come i nomi delle variabili. Quindi mod uguale users ID mod e controlla. Se mod è start, ovvero quella di default, ci invia, inviami l'ID di un utente per blacklistarlo. E a questo punto cambierà mod in ban. A questo punto dovremo inviare l'ID dell'utente da bannare. Quando l'avremo inviato, controllerà se il case è ban. Se il case è ban, che cosa succede? Se al posto di ID e dell'ID noi abbiamo scritto exit, allora semplicemente uscirà dalla modalità ban. Altrimenti che cosa succede? Fa il controllo per vedere se è un vero ID. In questo caso io ho messo solo is numeric, non volevo sbattermi, ma voi potete fare come volete. Potete anche mettere più controlli. Quindi, se è un vero ID, altrimenti si scrive non è un ID ed esce. Se è un vero ID, allora se l'utente è già blacklistato, l'utente è già bannato ed esce. Altrimenti, member uguale JSON, JSON decode get chat member group text true. Allora, perché gli passiamo text? Adesso andiamo a vedere. Prima di tutto vediamo il metodo get chat member che si trova in available methods get chat member, eccolo qui. Usa questo metodo per ottenere informazioni sul membro di una chat. Ritorna chat member, un oggetto chat member
in caso di successo. Parametri richiesti: chat ID e user ID, ovvero l'ID del gruppo da cui da cui si prendono le informazioni e l'ID dell'utente del gruppo. Se è nel gruppo, allora ci restituirà un chat member, altrimenti ci restituirà un array con ok, false. Quindi, che cosa facciamo? Get chat member, return file get contents. Qua possiamo anche toglierlo perché era solo una prova. Qua return file get contents, ovviamente di URL. Quindi, che cosa fa? Ritorna quello che c'è da ritornare, perché ogni volta che noi facciamo un send message o un qualcosa, ci ritorna un array con la posizione ok, e se ok è false, ci restituisce le varie posizioni che descrivono l'errore, altrimenti ci ritorna result, che sarebbe l'array che contiene tutte le informazioni da ritornare. In questo caso, l'array result dovrebbe contenere chat member. Quindi, getChatMember, ritorniamo quello che ci ritorna il metodo getChatMember, dove che eravamo, ecco qui. E quindi facciamo il controllo. Se member ok uguale a true, significa che l'utente che andiamo a blacklistare è presente nel gruppo. Quindi che cosa facciamo? Cliccamo, ovvero banniamo il membro e lo unbanniamo. Adesso andiamo a vedere questi due metodi, che sono praticamente identici, ovvero dov'è che erano. ClickChatMember, eccolo qua, usa questo metodo tu per cliccare un utente da un gruppo. Parametri richiesti: chat ID e user ID, non serve che ve lo spieghi. Stessa cosa per un banChatMember, che è la stessa identica cosa, cioè serve per un bannare, è il contrario di ClickChatMember, e quindi ha i suoi stessi parametri, a parte UntilDate, perché UntilDate serve per, ovviamente si utilizza la data Unix, serve per dare una data in cui l'utente dovrà essere un bannato. In questo caso non ci interessa, quindi inseriamo solo chat di user ID. Gli passiamo group e text. Prima di tutto, group, cioè sapete già cos'è l'ID del gruppo, e text. Perché text? Perché se siamo arrivati nel caso ban, se siamo arrivati fin qui, significa che noi da admin abbiamo inviato come testo, come messaggio, l'ID dell'utente. Quindi è logico che dobbiamo mettere al posto dell'ID il testo. Poi invia sul gruppo utente bannato ID dell'utente bannato e trasforma la blacklisted di text a true. Quindi ogni volta che entrerà nel gruppo e verificherà che blacklisted è true, verrà sempre bannato. Quindi siamo arrivati a qui. Ritorna alla modalità start, quindi ritorneremo qui. Scusate, era qua. Ma vabbè, è più o meno lo stesso. Quindi, che cos'altro bisognava guardare? Ah sì, un ban è la stessa identica cosa, praticamente. C'è la modalità di uscita. Se se l'utente è blacklistato, allora vai di l'utente non è bannato, altrimenti semplicemente lo unbanniamo. Allora, volevo rispondere ad una domanda che mi ha fatto l'utente che mi ha suggerito questo argomento. Questo utente mi ha detto che quando un admin aggiunge per sua volontà l'utente al gruppo, allora esso sarà un blacklistato di default. Bene, sta cosa non è possibile perché quando tu vai a bannare un utente non puoi rimetterlo nel gruppo, deve essere lui a decidere se rientrare oppure no. Tu lo puoi unbannare, ma non lo puoi rimettere. Al massimo puoi solo aggiungere quando
non c'è mai stato, cioè quando non è mai stato nel gruppo tu lo raggiungi. Se lui abbandona il gruppo oppure viene bannato da lì, tu non puoi più decidere se farlo rientrare, quindi non è possibile alla base sta cosa. Per questo ho aggiunto una funzione di un ban. Quindi se qui chatID è uguale a admin e text è uguale ad un ban, invia mail ID di un utente per un bannarlo e passa alla modalità un ban. Tutto questo ovviamente solo se sei admin. Se invece tu vai a rompere le palle al bot ma non sei admin, allora non credo che lui ti dica nulla. Infatti non ti dirà proprio niente. Comunque, oddio. Comunque, adesso vado a testare il bot, vado a farvi vedere, anche se non credo sia necessario. Se volete potete chiedermi il link in descrizione, che è in descrizione, nei commenti oppure nel mio contatto Telegram. Qua la cosa della tastiera è totalmente inutile, potete anche toglierla. E niente, adesso vi faccio vedere, prima di tutto vado a cambiare qualche impostazione. Qui è sul file database, qui è il mio primo account, lo unblacklistiamo direttamente. Quindi adesso vado ad aggiungere con il cellulare il mio secondo account, cioè il mio primo account nel gruppo e ci vediamo subito. Ecco qui mi sono unito al gruppo. E adesso vado a vedere un secondo qua, sì, modalità start. Ok, adesso prendo il mio ID, eccolo qua. Ah, comunque l'ID potete scoprirlo come volete. Ci sono delle app aggiuntive, degli add-on di Telegram che potete scaricare di qui o di là, che vi fanno vedere direttamente l'ID. Poi sta a voi recuperarlo. Oppure utilizzate altri metodi di ricerca tramite l'username, anche se sarà più difficile, forse ci vuole pure Python, ma vabbè, adesso noi facciamo slash start oppure qualsiasi altro messaggio, inviami l'ID di un utente per blacklistarlo. Inviamo questo ID e vediamo già che ha rimosso il mio primo canale, che canale? Account, utente bannato. ID e vediamo come qui ovviamente l'ha modificato. Questo qui è l'ID del bot, possiamo anche rimuoverlo facendo come? Facendo così. Adesso non so se l'ID del bot o del canale, ma va bene lo stesso. Andiamo in tutorial 2, mi sembra sia l'ID del gruppo. E facciamo if id è questo qui, allora exit semplice. Quindi adesso ricopiamo questo, ok. E cosa faccio? Vedo che sulla mia pagina del cellulare c'è unisciti al gruppo, adesso non posso farvelo vedere, ma trovo che sono stato bannato, ma posso comunque riunirmi. Clicco su unisciti al gruppo, non posso unirmi. Ok, adesso mi riunisco per bene. Ok, ecco fatto. Mi sono riunito e vedete come il messaggio è apparso. Tutorial 564 è rimasto William Afton, l'utente ha cercato di entrare perché noi siamo proprio pignoli e al posto di bannarlo e basta, perché se lo bannassimo con Kit Chat Member non potrebbe più rientrare, lo unbanniamo anche. Quindi così gli diamo anche fastidio. Ovviamente potete rimuovere questi due messaggi con il delete message. Comunque io riprovo a rientrare, provo a riunirmi al gruppo ed ecco che mi fa uscire di nuovo, continua a farmi uscire dal gruppo. Adesso io provo ad andare qui, faccio prima di tutto vi faccio vedere come funziona Exit.
Inviami l'ID di un utente per blacklistarlo. Exit. Uscire dalla modalità ban. Prova a scrivere un ban. E anche qui funziona exit. Uscito dalla modalità un ban non è un ID perché ho sbagliato qui, non ho inserito, ancora una volta non ho inserito l'exit, quindi eccolo qui, ve lo inserisco in diretta, ecco qua, a ricordarsi di inserire un exit altrimenti non esce. Quindi un ban. Inviami l'ID di un utente per un blacklistarlo. Ho sbagliato. E ecco qui che gli invio questo. Adesso in realtà non l'ho mai provato. Adesso provo a rientrare. Cioè non ho mai provato ad unbannarmi, quindi ci provo. È la prima volta. Ed evidentemente ci sono riuscito perché riesco a scrivere con libertà dal mio secondo, anzi dal mio primo account. E qua possiamo vedere come cambi e blacklisted adesso è diventato false. Non c'è bisogno di farvi vedere altro, se avete bisogno chiedete tutto o nei commenti o nel mio, come si chiama, nel mio contatto. Di Telegram. Spero di aver accontentato la richiesta del mio utente e sono anche contento di esserci riuscito recentemente perché ero sicuro di non riuscirci mentre scrittavo. Ma comunque noi ci vediamo alla prossima.